dato un papà pa 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 pacco, un pacco dal sito Shein, che ragazzi, cioè, mi è arrivato tipo velocissimo, con tipo un nuovo corriere che mi inviava gli aggiornamenti via SMS, tipo: cos'è questa cosa? Cosa sta succedendo, Shein? Shein, chi sei? Non ti riconosco più. È un bene, ovviamente, però sapete, no, quel trash del limbo, tipo: oddio, mi arriverà il pacco? Non lo so. Comunque, mi è arrivato questo pacco, lo andremo ad aprire insieme. Vi ricordo che tutti i link per acquistare le cose che ci saranno all'interno li potete trovare giù nell'info box, insieme al mio profilo di Instagram. Andatemi a seguire se non mi seguite, non siete dei bravi ragazzi, ecco, siete un po' dei ragazzacci. Iniziamo, andiamo ad aprire con le mie nuove unghie taglienti, guardate, cioè queste sono dei lame, faccio zac e ti apro il pacco nel giro di 2 secondi, guardate. Ragazzi, guardate, vedo già dell'oron qui, questo oron che cos'è? Lo andiamo subito a vedere. Oh, oh, sono molto curiosa. Vediamo questo tessuto proprio plastica. Questo è praticamente un vestito, come posso dire, un po' così, tutto d'oro. Però qui c'è qualcosa di strano, vedete, c'è tipo un buco, devo ben capire dove infilare le cose, perché vedete c'è sta spallina gigante, però è un po' lunga, no? Quindi va tipo messa in un modo incrociato, devo ben studiarmelo. Comunque dentro è giallo, proprio giallone de ovo, tipo ho fatto una frittata piena in pezzo. No, non mi piacciono le ova, escono dai culi. Questo è solamente per apparire, ragazzi, volete apparire, diciamo, con questo coso dorato, farete una vostra figurona. Adesso vediamo come sta indossato, perché ho molta paura, perché sinceramente non so. Raga, io mi sono messa sto vestito, ma non capisco, voglio uccidermi, non capisco questo nodo, questa cosa, l'ho messo così. Beh, comunque questo è il vestito. Osh, veramente non so come si usa questo coso, non lo so, forse tipo così, forse così, no, orrendo, forse un po' orrendo così, però beh, dai, potrò riciclare questa stoffa bellissima, sembra tipo un'antica romana, con la toga d'oro però, la mia toga d'oro, come ci sto? Poi, che cosa c'è? Lo aiuto, cos'è? Oh, 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 chi è questo qui? Io da qui vedo questo, un muso di cane, ma chi è questo musetto? Questo cagnolin? Questa felpa che io ho preso nel reparto uomo, ragazzi, boys, c'è un reparto uomo su Shein, io non lo sapevo, dove c'erano ste felpe, e questa felpa io l'ho vista, ho detto: è trash o mi fa schifo, è chic o è shit, quindi non lo so, ero così in dubbio, ma alla fine l'ho presa, perché ho detto vabbè, male che va, la uso a casa, però mi faceva ridere. La scritta non la approvo molto, però alla fine è una scritta easy, c'è scritto tipo, non lo so, è solo il modo in cui sono, cioè, perché sono alternativa. Mi piaceva il fatto che appunto era così, con questa immagine proprio trash, con sto cane, capito? E dietro c'è sta cosa veramente boh, questa striscia con ste stelline. Però secondo me, portata con convinzione, questa felpa non è niente male, cioè devi esserne convinto, non devi pensare che questa felpa è una cagata, devi pensare che addosso a te sta benissimo, e quindi automaticamente, ragazzi, vi starà benissimo. Però boh, non lo so, staremo a vedere, raga, magari mi fa proprio schifo che rimangio tutto ciò che ho detto, ma non lo so. Questa felpa è un po' strettina, cioè la lunghezza va bene, però tipo c'ha le maniche super strette, penso sia una M, è carina, dietro c'ha queste stelle fatte così, devo dire non è così terribile, cioè mi piace, ma non so se ci uscirei, però dai, è carina. Appena me la sono messa mi sono guardata allo specchio e ho detto: ma la stampa non è centrata, cioè stavo impazzendo. Però alla fine mi sono accorta che in realtà è centrata, vero ragazzi? Oh no, sono pazza, cioè mi sembra più spostata verso di qua, non lo so, aiuto, vabbè. E niente, però dai, almeno ci sono queste felpette easy nel reparto uomo di Shein, che devo dire mi piacciono più delle felpe nel reparto ragazze, insomma. C'ho il cappuccio, così non vi piate freddo alle orecchie e alla testa. E niente, questo è. Poi, dammene ancora, dammene ancora. Cos'è sto retin? Sì, questo è praticamente un top, che ovviamente, cioè, se vuoi andare in giro con le tette al vento, lo fai. Però io penso che ci metterò qualcosa sotto. Questa è una taglia S. Io ce l'avevo così simile, ma la retina era più fitta, diciamo. Questa è una rete un po' più larga, che sinceramente, vista da così da fuori, mi piace di più rispetto a una retina fina. Certo, st'etichetta qua, raga, no, penso che vada tagliata
svegliata, perché sennò le si vede tutto il tempo, perché la retina non nasconde l'etichetta. Perché una volta stava una serata, stavo in un locale e tipo c'era un sacco di gente, io tipo stavo cercando di passare, davanti a me c'era una ragazza che aveva, avete presente quei top che sono tipo velati, quindi magari sotto vi mettete il reggiseno e sopra vi mettete questo coso velato, però praticamente il reggiseno sotto si vede, e praticamente c'era questa ragazza che c'aveva sto coso velato e il reggiseno sotto, ma dal reggiseno usciva l'etichetta, però era tipo incastrato nella cosa velata. Che faccio, glielo dico, non glielo dico? Cioè ti pare che glielo dico, sono una stronza, però cioè, io se fossi nelle sue condizioni vorrei qualcuno che me lo dicesse, però alla fine l'ho persa di vista e quindi non gli ho detto niente. In queste situazioni le persone vanno aiutate. Se mi vedete tipo con la frangetta un po' aperta così, ditemelo, eh. Le tende vanno sempre chiuse. Zun 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 zun. Beh, che dire, carinino. Non so bene ancora cosa metterci sotto, però ci ho messo una fascia nera. Boh, scialla, sì, carino. Stetichetta, regà, penso che andrà eliminata. Poi andiamo avanti. Questo pacchetto dai 1000. Cos'è sto zebratin? Ancora zebrato, regà, ma io sono proprio una fan. Ultimamente in questi pacchi c'è un botto di zebrato. Allora, cos'è? Una gonna zebrata. Penso di aver preso l'XS. Dietro c'ha la zip. Con l'arrivo di queste belle stagioni, una bella gonnellina per andare a fare i picnic a Villa Borghese, sì. Certo, però poi se mi siedo sull'erba mi diventa tutto il culo verde. Forse non è una buona idea. Però boh, vista così sembra carino. Il momento decisivo sarà quando la indosserò e la proverò. Lì capirò la sua vera essenza. Lì capirò se è degna di stare vicino alle mie altre gonne nell'armadio, oppure devo trovare un'altra soluzione. Questa è la gonna, come vedete mi va veramente larghissima. Dovrebbe stare così. Invece è un po' bassa. E niente, peccato. Che palle, ho preso pure l'XS. Cioè, guardate quanto è larga. Boh, secondo me così bassa è brutta. È una zebra cadente. La zebra cadente. Sono solo una misera zebra cadente. Va bene ragazzi, se è questo che pensate di me, vabbè, salla, salla. Comunque, sta gonna no. Questo serpentato, che veramente, dici, cos'è? Perché l'ho preso? Perché l'ho preso serpentato? A me non mi piace la texture serpentata. Cosa mi è saltato in mente? Forse volevo provare un brio in più. Ho voluto sfidarmi. Ho detto devo vincere le mie paure. Non lo so ragazzi, voi che ne pensate del pitonato? Sinceramente a me non ha mai attirato troppo, eh. Però non lo so, magari appunto devo essere convinta di cosa indosso. Quindi magari devo sfoggiare il mio pitonato così. Io c'ho il pitone addosso. Questo pitonato, non so ragazzi, forse non mi piace così tanto. Però non so perché non ho mai messo cose così chiare. E boh, non lo so. Diciamo che mi fa l'effetto un po' tipo di mia zia, ecco. Mi fa ricordare le mie zie anziane. Però forse potrebbe essere un revival. Un revival del pitonato. Se fosse stato tipo fucsia sarebbe stato meglio. Ancora, ancora. Cos'è? Questa è un'altra felpa che ho preso nel reparto uomo. Che cosa c'è scritto? Characterization. Sinceramente non lo so, eh. Voi adesso direte, Lilly, ma tu hai fatto quel video sulle scritte, adesso ti prendi le scritte? Lo sto valutando ragazzi. Sulla manica invece c'è scritto Stay88-3. Più che altro l'ho presa perché mi piaceva questo contrasto giallo con i miei capelli viola. Io non mi ricordavo ci fosse scritto questa cosa. Però vediamo, perché appunto non tutte le scritte sono da buttare, perché se mi sta bene addosso, di certo non c'è scritto stasera faccio a brava. Questa felpa devo dire mi piace. Mi piace come sta, mi piace la lunghezza, mi piace la forma, che ha le maniche così lunghe. C'ha pure il cappuccio. Questa scritta non lo so, sti cazzi, cioè caratterizzazione. Potrei interpretarlo tipo, non capisci, la mia caratterizzazione. Ci sta, figa, c'ha swag, yo, swag, bastano questi termini. Ormai c'è solo ice. C'ho questa boccettina che sinceramente mi sembrava più grande dalle foto del sito. Però mi sembra carina, guarda. Guardate, è praticamente una boccettina così a forma di teschio ed è un portaprofumo, perché sapete quante volte io vorrei portarmi tipo il profumo nella borsa, perché me lo scordo sempre di mettermelo quando sto a casa, me lo ricordo tipo in giro, quindi cioè se ce n'ho un pochino mi fa comodo, ecco. Quindi penso che lo utilizzerò questo, lo cercavo da un po' uno figo. Più che altro come faccio a metterci il profumo? Devo spruzzarlo dentro? Boh, vabbè. Molto carino per rispecchiare un po' la mia anima dark, ho scelto un teschio. Guardate come si abbina alle mie unghie. Top.
Poi ho preso questo che, regà, non è per niente il mio stile, ok? Cosa c'era? Un fazzoletto. C'era un fazzoletto. Cioè, spero che nessuno ci sia pulito il sedere. Sto vestito fatto così. Qua c'è il colletto e poi è tutto largo. Così con sta texture tipo, non lo so, de catene d'oro, proprio pacchiano. Però stavo sul sito, c'era scritto tipo nuove idee. C'era sta signorina che indossava sto coso e io l'ho visto, ho fatto non lo so, cioè mi ha suscitato qualcosa, quindi ho detto voglio fare questa follia, voglio osare. Quindi l'ho preso perché mi sa tanto tipo di riccona, non lo so, sfarzo, lo sfarzo, però lo sfarzo finto. Mi sono sentita richiamata da questo coso. È una cosa così improbabile che l'ho presa. Ragazzi, vi dirò, lo sapete che è il suo perché? Allora, mi sembra un po' tipo Pierino, oppure tipo una signora, non lo so. Mi piace. Questo fiocco si può allevare, cioè io l'ho fatto, però si può cambiare, vedete? Lasciarlo così, tipo maschio che si è allevato la cravatta, oppure metterlo dietro. In realtà qui le maniche dovrebbero essere chiuse, solo che c'è un bottoncino piccolissimo, io con le mie unghie non riesco a chiuderle. Le uniche cose che non riesco a fare con le unghie sono chiudermi le palline dei piercing e chiudere i bottoni. Vi giuro, è terribile. Dovrebbe stare così, vedete? Al suo perché? Come lo vedete? Sembro un'altolocata. Sono una professoressa di storia dell'arte. Oggi andiamo a visitare le chiese. Non so quanto la userò, però non lo so, per stare così in casa e sentirmi tipo sono VIP. Infine, l'ultima cosa sono queste scarpe. Che allora, ragazzi, io ho preso delle scarpe che non sono per me, ma mi servono per fare una cosa. Quindi io ve le faccio. Oddio, si sono queste. Io ve le faccio vedere, però vi giuro, raga, non fate domande, prima o poi capirete. Però, insomma, vi faccio vedere. Allora, le scarpe sono queste. Sono delle babucce, così con questo motivo un po' da sedia oppure recinto in un ristorante, tipo una trattoria. Questo cuoio molto bello. E niente, io le metto via. Non dilunghiamoci troppo in queste scarpe di me. No, no, il pacco è vuoto. Anche questa volta l'abbiamo svuotato. Ma la cosa bella è che è sempre un piacere svuotare questo pacco insieme a voi. Ringrazio il sito Shein per avermi inviato queste oscenità. No, dai, questi vestiti. Che tra l'altro mi ha scritto quella di Shein e mi ha detto: oh Lilly, mi piace un sacco il modo in cui mostri i tuoi vestiti. Grazie. Tutti i link a queste cose li trovate giù nell'info box. Io, ripeto, io spero che questo video vi sia piaciuto. E ciao.